Emanuele Fiorini, mister preferenza, 1022 Ternani l'hanno scelta come loro rappresentante, oggi l'apoteosi, questa vittoria al ballottaggio, innanzitutto se l'aspettava così? Ma sinceramente è stata una sorpresa un po' tutto, sia le 1022 preferenze, che avevamo comunque 387 candidati, forse il lavoro fatto sul territorio è stato valutato dai cittadini dell'anno, un buon lavoro e ne sono orgoglioso, li ringrazio tutti e anche la vittoria di oggi che è stato il dato quello più straordinario. Siamo riusciti veramente a cambiare le sorti della città con impegno, onore e soprattutto onestà. Adesso ci aspetta un duro lavoro sperando di essere all'altezza. Mi ha colpito una frase di Salvini, leggevo in un suo post, anni fa anche in Umbria bastava un bar o poco più per accogliere i sostenitori della Lega. Giovedì in piazza migliaia e migliaia di persone, lei ha preso la Lega intorno allo 0,5%, la ritroviamo adesso al 30%. Sì, un dato storico, eravamo 4 persone, oggi un'emozione grandissima. Ringrazio ogni singolo cittadino che ci ha dato il voto, che ci ha votato, ma anche quelli che non ci hanno votato, perché rappresenteremo anche loro e soprattutto loro. Qual è stata l'arma in più della Lega secondo lei? L'arma in più è stata veramente essere presente tra i cittadini, ascoltare le persone e ho fatto in modo e maniera di portare all'interno delle stanze del potere, così da molti definito, la voce del popolo, perché la politica deve tornare ad ascoltare la gente e riportare all'interno della macchina amministrativa i problemi della gente, del popolo, delle persone, delle comunità. Il corteo che accompagna Leonardo Latini a Palazzo Spada.